Ma tu pensi secondo Dio o secondo gli uomini? Bene, ben trovato, ben trovata. Qui in questo posto abbastanza paradisiaco, siamo di fronte alla Val Savaranche, risuona come in tutta la Chiesa la domanda, ancora una volta forte. Gesù si rivela, Pietro lo prende in disparte, proprio quel Pietro che domenica scorsa aveva tentato di dare la risposta giusta, tu sei il figlio del Dio vivente, adesso sente che qualcosa è saltato, vuole, e dice il Vangelo, rimproverare Gesù. Ma tu pensi secondo Dio o secondo gli uomini? Anzi, Gesù lo afferma chiaramente, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, l'ho messa io in forma di domanda. E allora è bello che l'occasione di questa domenica sia quella di farci degli interrogativi. Da che parte sto? Poi è vero, ed è profondamente vero, che anche il profeta Isaia dice, di sé, di Dio, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Cosa vuol dire allora pensare secondo Dio, non solo secondo gli uomini, cancellare tutta una storia? Non è esattamente quello che il Signore dice questo, ma dice che c'è una storia bella in cui Gesù dice chiaramente, e questo anche un po', permettetemi, con tutti i razionalismi che abbiamo avuto in questi secoli, che per seguirlo, bisogna un po' capirlo. La metterei al contrario. Gesù dice, per capirmi devi seguirmi. Ci sono questi tre movimenti, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Allora, tre passaggi che dicono anche che c'è un agire, un movimento del cuore e della mente che poi spinge anche all'azione, tanto che ad un certo punto il Vangelo dirà proprio che noi saremo un po' giudicati sulle nostre azioni. Allora, i tre punti proviamo a passarli in un attimo. Rinnega te stesso. Tu che cosa penseresti? Quale tipo di interpretazione dai a questo rinnega te stesso? Quante volte abbiamo pensato che devi quasi mortificarti? Io, permettimi, lo traduco così: prova a liberarti dalle tue paturnie. Rinnegare te stesso vuol dire profondamente non farti del male, non continuare a farti del male, fatti del bene. E liberarsi, liberare, seguire il Dio liberatore, è uno dei grandi obiettivi della nostra vita. Liberati. La libertà di cui parliamo tanto non è la libertà del faccio ciò che mi pare, ma è del non pensare che io sono quello su cui fa girare tutto attorno, gli altri e se stessi. Il secondo movimento invece è dato dal prendi la tua croce. Ci sono delle persone, devo dirlo onestamente, che trasformano un po' la loro vita in una perenne via crucis, tutta la ricerca anche qui del dolore. Rinnegare la croce, scusate, prendere la propria croce vuol dire comprendere che Gesù ha preso la croce non perché voleva farsi del male, ma per un'offerta d'amore, una profonda offerta d'amore. E prendere la croce vuol dire pensare che anche tu devi modellare la tua vita sulla sua, perché lui ha fatto questa scelta, la croce non l'ha scelta, è Gesù, gliel'ha messa sulle spalle, ma la sua scelta è quella di vivere una vita in offerta d'amore gratuita. Prendere la croce e farti carico anche delle situazioni altrui, essere compagno tra i compagni in mezzo al cammino della vita, essere fratello in mezzo a tanti fratelli e sorelle. E l'ultima cosa è questo verbo, seguimi. Mettiti nel solco dei miei, dice Gesù. Qui siamo in mezzo alle montagne ed è quello che capita sempre. Quando su vai su un ghiacciaio, su un nevaio, tu metti i piedi dietro e sulle orme di chi ti ha preceduto, della tua guida. Se lui è la guida, tu vuoi che davvero lui sia quello che fa incidere tutta la propria vita, metti i tuoi piedi, seguimi. Allora io non posso capire Gesù se non mi metto la sua sequela. Troppe volte si continua a scegliere la via di Gesù sull'aspetto culturale, su cosa ha detto, no, su cosa ha fatto, su come ha vissuto, sulle scelte quotidiane. Allora Pietro, ancora una volta, come la volta scorsa, non è il rinnegato, il rinnegatore, è anche quello che ha avuto il coraggio, proprio perché c'era un clima fraterno, di rimproverare Gesù, ma poi ha capito
che il solco da seguire era la strada da lui tracciata. Ti auguro di tracciare questa via, ti auguro buona domenica e grazie sempre. E se sei ancora in vacanza, buon riposo.